Ancora un pari per il Manfredonia, il quarto consecutivo quest'oggi visto al Miramare contro un modesto Francavilla. La gara inizia con il Francavilla in avanti. Al terzo Bellante, lanciato da Masini, calcia la posizione decentrata. Bagnara è pronto sul primo palo e mette in angolo, ma dal calcio d'angolo non succede nulla. 17esimo, arriva il gol del Manfredonia. Romano appoggia la palla per Trotta che quasi dalla lunetta di esterno mette nell'angolo basso dove Falcone non può arrivarci. 1-0 per i biancocelesti. 38esimo, angolo per il Manfredonia. La palla giunge a Trotta che impegna Falcone. 42esimo, dai 35 metri, pesce per il Francavilla, ci prova, la palla non va di molto fuori, accompagnata da un attento Bagnara. 46esimo minuto, errore della difesa ospite, Marino liscia, Romano raccoglie ma non approfitta, Pagano gli soffia il pallone. La ripresa inizia con il Francavilla subito in avanti al secondo minuto. Granatiero e Mazzei non si intendono e lasciano la palla del prete che trafigge il portiere biancoceleste 1-1. Al quinto minuto angolo di Nicolao. Pagano appostato sul primo palo colpisce di testa e supera l'incolpevole Bagnara. 1-2 per gli ospiti. Nono minuto, palla gol sprecata dal Manfredonia, Pozziello incespica in aria e la difesa recupera. 22esimo minuto, Granatiero mette in mezzo, la Forgia è entrato nella ripresa al posto di Pozziello, prova a saltare Marino che blocca il pallone con un braccio, l'arbitro, il signor Pellegatti di Livorno, fischia il calcio di rigore, Trotta sul dischetto che pareggia per il Manfredonia, 2-2. 33esimo minuto, Cimmino per il Francavilla da fuori aria, tira e impegna Bagnara. Sul capovolgimento di fronte, la ripartenza, Trotta prende palla a centrocampo, scende sulla sinistra e appena entrato in aria fa partire un tiro che termina di poco a lato. 46esimo minuto, ripartenza del Manfredonia, Rinaldi entra in area, palla al piede ma la sua conclusione è da dimenticare. E l'arbitro, il signor Pellegatti di Livorno, dopo 4 minuti di recupero fischia alla fine della partita. 2-2, alcune recriminazioni per il Manfredonia che prende un punto ancora in casa, il quarto punto in classifica per il quarto pareggio consecutivo. E mercoledì 1 novembre il Manfredonia sarà ospite del Fanalino di Coda San Severo. Primo tempo, onestamente, il Manfredonia non è che ha creato, ha fatto tre tiri in porta su dei nostri errori e ci sta, si fanno gli errori e si pagano. Però forse per le tante occasioni avute durante la partita meritavamo qualcosina in più sicuramente. In quel momento siamo entrati nel secondo tempo con un altro spirito, dopo che ci siamo fatti una bella chiacchierata negli spogliatoi, onestamente la squadra ha reagito alla grande, peccato perché non voglio commentare il rigore, perché non voglio attaccarmi ad episodi, però ultimamente a noi episodi così ci vanno tutto a sfavore, però a me interessava ritrovare uno spirito di una squadra che alle prime difficoltà si spegneva e oggi, anche se in svantaggio il primo tempo, il secondo tempo abbiamo iniziato da vera squadra e siamo passati in vantaggio, però peccato che non siamo riusciti a mantenere il 2-1 e chiudere la partita, anche se alla fine poi abbiamo avuto qualche situazione per poterla chiudere, se eravamo un po' più cattivi sotto porta. Eh sì, abbiamo avuto un blackout di 3-4 minuti veramente regalando due gol, soprattutto il primo in modo abbastanza incredibile, però il calcio è questo, quindi bisogna sbagliare di meno. Noi oggi in queste situazioni abbiamo sbagliato troppo e quindi abbiamo rimesso una squadra all'impiedi in 3-4 minuti dopo aver sfiorato nel primo tempo il 2-0 in due situazioni veramente clamorose. Però poi giustamente i ragazzi hanno affrontato questo momento di difficoltà alla grande, perché siamo usciti fuori di nuovo soffrendo e alla fine abbiamo ottenuto un altro pareggio che muove la classifica. Speravamo in qualcosa in più in questa partita, però bisogna sempre alla fine
accettare il verdetto finale e non posso fare altro che elogiare i miei giocatori, perché veramente ne sono fiero poi alla fine, perché danno l'anima fino all'ultimo secondo e quindi veramente non si può che elogiarli. Alcuni tratti abbiamo fatto vedere anche grandissima qualità, è ovvio che ci sono degli errori, però siamo una squadra, siamo questi, io mi accontento sempre dei miei giocatori che ho a disposizione, per me sono i migliori, l'ho sempre detto, lavorerò fino alla morte sempre con quelli che ho a disposizione, quindi per me i miei giocatori sono sempre i migliori e lo saranno per sempre.